Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial dove parleremo di firma, di come si fa, a che cosa serve e come la possiamo applicare alle nostre foto. La nostra firma, oltre a proteggere le nostre immagini digitali da eventuali furti, che anche se sembra incredibile, spesso e volentieri accade che un utente rubi la foto di un altro, la firma la protegge un po' di più, in quanto determina che questa immagine è stata scattata da noi. Oltre a questo scopo, ha anche comunque la funzione di firmare il nostro lavoro a fini commerciali e pubblicitari, in quanto magari possiamo essere riconosciuti da una vecchia foto e magari essere contattati per fare vari lavoretti, insomma. Andiamo subito al sodo, apriamo il nostro Photoshop che vi farò vedere da capo come si crea una firma, molto semplice. Io ho precedentemente scaricato da internet questa sagoma vettoriale. Potete crearne una, potete scaricarne una da Google. L'importante è che cercate delle immagini .png, quindi non dei JPEG e non dei bitmap, ma dei PNG. PNG cosa significa? Significa che, come possiamo vedere, lo sfondo di questa immagine è a quadrettini, vuol dire che è trasparente. Cioè la nostra immagine è composta solo da questi segmenti neri. Dunque, detto questo, la nostra immagine base è completamente nera. Possiamo darci, tanto per cominciare, un po' di colore. Prendiamo il nostro strumento secchiello, andiamo a campionare i colori che più ci piacciono. In questo caso, io me la rifaccio come la mia firma, quindi vado a prendere la mia firma vera e propria, la metto qua di fianco, ecco qua, e con il mio strumento secchiello vado a campionare questo colore, ecco qua, poi vado a campionare il giallo, vado a campionare l'arancione, campioniamo il rosso e così via. Qua. Potete farla tutta di un colore o di due colori, potete usare il simbolo di un obiettivo, insomma, sbizzarritevi, l'importante è che cercate di farla abbastanza originale e non una cosa banale. Più che altro molto colorata, così come può essere la mia, dà molto all'occhio, è una firma che, insomma, è abbastanza di impatto. Allora, fatto questo, chiudiamo qua. Creiamo un nuovo foglio di lavoro che vi consiglio di ridimensionarlo piuttosto grande, in maniera che poi la vostra firma, avendo una dimensione abbastanza grande, potete sempre utilizzarla per più cose. Magari la mettete sì, piccolina in basso a destra, però magari in una certa foto volete la firma o soprattutto il logo un po' più grande e quindi ce l'abbiamo a dimensioni più grandi, anche perché comunque un conto è firmare delle foto ridimensionate per il web, quindi più piccole. Un conto è ridimensionare magari delle foto anche a 24 megapixel, che sono molto più grandi. Quindi la firma vi consiglio di farla bella grande. Non so, possiamo partire con larghezza 1200, altezza 400, risoluzione 72 va benissimo, trasparente, 8 bit va bene. Ok. Nel nostro foglio di lavoro andiamo a importare il nostro lavoro precedente. Come facciamo? Selezioniamo col tasto sinistro e lo strumento ritaglia tutto il nostro lavoro. Poi tasto CTRL della tastiera lo teniamo premuto e premiamo una volta il tasto C, quindi CTRL C. Se avete problemi, modifica copia. Fatto questo, ci spostiamo qua dentro e facciamo CTRL V. Eccola qua, oppure modifica incolla. Modifica, trasforma, scala. Ridimensioniamo il nostro oggetto per la nostra area di lavoro. Teniamo premuto il tasto Shift per fare le maiuscole sulla tastiera e andiamo a rimpicciolire il nostro logo. Ecco qua. Il tasto Shift è importante premerlo perché mantiene le proporzioni, quindi quando noi lo andiamo a modificare lui scalerà soltanto. Se invece non teniamo premuto il tasto Shift succede questo ed è brutto perché si sforma. Ok, applica, perfetto, e il nostro logo ce l'abbiamo.
Ora è il momento di mettere il testo. Quindi il mio nome, ecco qua. Ci diamo un colore nero per vederlo meglio. Andiamo a regolare qua. Nel mio precedente lavoro avevo modificato queste impostazioni, quindi ecco qua, a 0 mettiamo a una cosa, ecco, magari lo scriviamo tutto maiuscolo, essendo la firma. Benissimo. La ingrandiamo ancora un pochino, facciamo 80. Possiamo anche allungare la nostra area di lavoro, oppure in questo caso niente, rimpiccioliamo un pochino magari il nostro logo per fare una cosa più veloce e tagliare i tempi del video. Comunque fatelo più grande possibile perché ha una bella risoluzione ed è meglio. Ecco qua, ci mettiamo qua così. Poi andiamo a vedere un attimo, carattere ci piace, va bene. A questo punto tiriamo una bella riga qua sotto. Io poi vi faccio vedere come ho fatto la mia firma. Voi siete liberi di farla come più vi piace. Ecco qua. Poi andiamo a inspessorire la nostra righettina. Così va bene. Applica 100%, ok. Poi andiamo a scrivere sotto. Come avete potuto vedere nella mia firma, la spaziatura tra le lettere è diversa dalla parte di sopra. Come si regola? Si regola con questa voce qua. Bisogna innanzitutto dare una dimensione al carattere più piccolo, come diciamo, ma diciamo 35. Poi, fatto questo, andiamo a modificare qua dentro, ci mettiamo 1200 ed ecco qui. Questa è più o meno la nostra firma. Fatto questo, vi consiglio di, sempre tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, andando a selezionare i nostri tre livelli qua in basso a destra, tasto destro, rasterizza livelli. Dopodiché, tasto destro, unisci livelli. In questo modo, avendoli uniti, se noi proviamo a trascinarli, no, scusatemi, anche quello sotto, unisci i livelli, ecco, ora è tutto un livello unico. Se proviamo a trascinarlo, è diventato tutto un oggetto unico, ok? Se invece vogliamo tornare indietro, basta fare così, tipo nel mio caso, ecco, magari mi centro un po' meglio, benissimo, così, e poi li riunisco. Se vi sbagliate, non fate altro che fare indietro oppure Alt Ctrl Z della tastiera per fare prima. Fatto questo e creato un oggetto unico, andiamo a creare magari un effetto ombra alla nostra immagine. Intanto, creiamo un attimo una sorta di sfondo provvisorio per capire come sarebbe la nostra immagine applicata a uno sfondo, così capiamo un po' meglio. Possiamo provare sul bianco, possiamo provare sul nero, possiamo provare su una foto, come ci pare. Ora noi lo proviamo sul bianco. Metti bianco, perfetto. Riprendiamo il nostro oggetto sopra, livello, stile livello, ombra esterna. Nell'ombra possiamo decidere se l'opacità vederla al 100% o meno, possiamo decidere la distanza, possiamo decidere l'estensione, possiamo decidere la dimensione. Io vi consiglio più o meno di fare una cosa abbastanza reale, così direi che ma può andare abbastanza bene. Così, così. E decidiamo quanto vogliamo vederla, la percentuale. Io più o meno un 80% direi che è più che onesto. Ok, abbiamo la nostra firma base. Fatela nera e fatene anche una bianca, perché bisogna sempre vedere dove andiamo a applicare la nostra firma, se in una parte della foto scura o una parte della foto chiara. Io, come potete vedere, me ne sono create due, una bianca e una nera, un po' per tutti gli utilizzi. Un'altra cosa che ho piacere a farvi vedere, questa è una firma due dimensioni, proprio semplice semplice da mettere in basso a destra nelle foto. Ma nel caso che abbiamo voglia o bisogno di fare una firma grande, tridimensionale, carina, da mettere su una foto promo
tra i nostri servizi, facciamo questa cosa qui. Allora, andiamo a selezionare la nostra area di lavoro, sempre livello, stile livello, smusso ed effetto rilievo. Andando a modificare questi parametri, guardate che begli effetti che possiamo andare ad avere sulla nostra immagine. Qua possiamo, poi dipende sempre anche dai poligoni che avete usato per creare la firma. Possiamo veramente sbizzarrirci. Vedete voi come vi piace, se applicarlo o meno. Io lo faccio spesso, però nella firma base che metto in basso a destra nelle fotografie la lascio così, anche perché quando la andiamo a vedere piccolina, più semplice è, meglio è. Come potete vedere, appare bene. Se invece fosse 3D, non si leggerebbe bene, sarebbe un po' confusa. Quindi il 3D magari per mettere delle firme grandi, il 2D semplice con colori semplici, giusto un'ombretta per firmare le foto. Fatto questo, eliminiamo il nostro rettangolo perché abbiamo bisogno della firma trasparente e non vogliamo lo sfondo. Fatto questo, andiamo a salvare, a esportare la nostra immagine. Come la esportiamo? Va salvata con nome in PNG, che è il file con sfondo trasparente. Lo salviamo sul nostro desktop, lo chiamiamo firma. Ecco qua, e salviamo. Compressione nessuna, interlacciato nessuno. Ok, programma ha salvato la nostra firma ed è trasparente. Ora vediamo velocemente come si fa poi ad applicare la nostra firma. Dunque, andiamo a aprire una nostra foto a caso. Prendo questa, c'è una mia vecchia firma, è lo stesso. File, apri dal desktop, andiamo a cercare la nostra bella firma. Eccola qua, è trasparente perché l'abbiamo salvata trasparente. Ctrl C, copia. Andiamo a aprire la foto, Ctrl V. Come potete vedere, la firma è bella grossa. Nel caso che io volevo metterla qua, non faccio altro che aggiustarla un pochino e ce l'ho pronta. Questo era il caso magari della firma 3D. Se invece la devo andare a mettere qua in basso piccolina, ecco qui, la vado a ridimensionare e voilà, la nostra firma è pronta. Magari non state mai vicino ai bordi, in quanto poi verrebbe tagliata, soprattutto quando fate magari delle stampe, quindi state sempre lontano dai bordi, in questa maniera qua. Mi raccomando, fatela sia bianco che nera, perché anche in questo caso sarebbe venuta bianca. Questo è tutto. Spero anche in questo tutorial di essere stato utile. Per Lightroom, per mettere la firma in Lightroom, c'è il tutorial che è l'episodio 8, l'epilogo, dove spiego come importarla anche su Lightroom, per salvare magari la firma in automatico su anche 100 foto. Mi trovo bene io con Photoshop, io la inserisco manualmente foto per foto con Photoshop, in quanto la qualità della firma è al 100%, non potete sbagliare, viene bene. Invece Lightroom tende a scalarla, spesso e volentieri non è nitida, è opaca, a me non piace, è comodo, però lavori fatti bene sono sempre quelli fatti meglio, quindi io la faccio così, la applico manualmente. Benissimo, per qualsiasi domanda, chiarimento o cosa extra, non esitate a contattarmi. Ciao!